ho voluto invece portare anche oggi qui e prima dell'inizio dei lavori il compito della sottoscrizione di questo protocollo, che è stato il frutto di un lavoro comune dei rappresentanti di tutti gli enti coinvolti, per rendere, come dire, maggiore attenzione, per dare maggiore attenzione al convegno di oggi, e anche maggiore, se possibile, visibilità all'atto che andiamo a sottoscrivere. Io non amo i saluti lunghi e a volte anche tediosi, perché so bene quanto tempo sottraggono al tempo di resistenza dell'uditorio. Voglio soltanto dire due piccole cosette, che però traggo dal protocollo stesso. La prima: la prefettura non ha fatto niente di speciale nell'attivarsi su questo versante. Lo fa perché la legge di affine compiti, tra i tanti compiti che i prefetti hanno, vi è anche quello decidato che dovrebbe essere il protocollo di la funzione di raccordo dei vari livelli istituzionali per promuovere iniziative di interesse comune. Ma in questo periodo della storia d'Italia noi avvertiamo l'esigenza, lo ha accennato il sindaco, di ridurre ad uno un sistema che è stato, a torto a ragione, io dico a torto, frammentato in tanti vincoli per rendere spesso ingovernabili i problemi. Voglio dare lettura dell'articolo 1 del protocollo, che poi chiaramente avrete tutti, sarà trasmesso naturalmente in copia a tutti, e sono sicuro che il direttore regionale, scolastico regionale, anche la direttrice dell'ufficio scolastico provinciale provvederanno anche a rendere partecipi tutte le scuole, perché gli strumenti che sono qui definiti possono trovare, come dire, possono essere conosciuti da tutte le opportunità, se ne saranno colte. La seconda cosa che volevo dire della sala lettura è che anche questa non è nulla di speciale, è che tutto ciò che qua dentro c'è, fatta una cosa, si fa già. Tutte le componenti che sottoscriveranno tra poco, sia che appartengono alla regione, agli enti locali, alle forze dello Stato, alle forze dell'ordine, hanno già compiti e fanno, e hanno fatto e fanno e faranno splendidamente il loro mestiere. Questo è una condivisione, è una partnership, è, come diceva già il sindaco, mettere a fattore comune conoscenza e metodo e procedere attraverso un'elaborazione affidata ad un gruppo di lavoro che proprio con lo stesso prevede iniziative ulteriori per andare avanti sempre meglio. Come dicevamo qualche sera fa ad Assisi, signor Questore, noi siamo perfettamente consapevoli che la nostra lotta è libera e che abbiamo il dovere di giorno in giorno di apprestare strumenti sempre più progrediti per poter fronteggiare attacchi che sono sempre più nuovi e che si vedono spesso anche sprovvisti. Siamo consapevoli di questo e andremo avanti.